Cosa ha fatto Sonia Bruganelli? Il web si infiamma dopo le ultime storie della concorrente di Ballando con le Stelle. Sonia Bruganelli è stata accusata, ancora una volta, di ostentare la sua ricchezza. Perché? In passato era già successo e in quell'occasione l'ex moglie di Paolo Bonolis aveva fatto qualche dichiarazione in merito. In passato, l'imprenditrice era stata accusata di fare sfoggio della sua ricchezza per via di un aereo privato che solitamente si trova a noleggiare per i suoi spostamenti estivi. I motivi dietro questa scelta, però, riguardano sua figlia Silvia, che ha qualche problema di salute. Per questo motivo, dunque, Sonia stessa aveva preso la parola per svelare la realtà dei fatti. Il web, in quell'occasione, si era scusato, ma qualche tempo dopo, durante l'esperienza della Bruganelli come opinionista del GF VIP, la questione era stata riproposta da Natalie Caldonazzo, che aveva di nuovo accusato l'ex moglie di Paolo Bonolis di ostentare la propria agiatezza economica. Addirittura, dopo l'inizio di Ballando con le Stelle, alcuni paparazzi avevano mostrato i nuovi gusti extralusso di Angelo Madonia, che si sarebbe ben presto adattato alla vita sfarzosa della sua attuale compagna, appunto Sonia Bruganelli. Ma cosa ha fatto ora? C'entrano dei profumi costosissimi? Sonia Bruganelli ostenta ricchezza sui social? Con i suoi soldi, ognuno ci fa quello che gli pare. Partendo da questo assunto, però, ci si chiede per quale motivo Sonia Bruganelli sia finita all'interno dell'ennesima polemica sulla ricchezza. Rispondendo a una domanda fatta nell'apposito box di Instagram, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha illustrato tutti i profumi della sua collezione. Ho tanti profumi diversi, mi piace cambiare. E ancora, sapendo che ben presto sarebbe stata criticata dal web, Sonia Bruganelli ha aggiunto: allora, se volete vi faccio vedere la scatola dei profumi, però poi mi dovete difendere voi, perché io adesso faccio vedere la scatola di profumi e poi domani su tutta una serie di siti, magari. Magari no, Infine, ha concluso in questo modo: magari sono una pazza mitomane. Però a occhio e croce, se vi faccio vedere i miei profumi, domani diranno: la Bruganelli è piena di profumi. Ma sti cazzi! A mezzanotte si può dire, sti cazzi. Vi faccio vedere. Io non uso un profumo. Io uso i profumi, nel senso ho un po' di profumi diversi, inquadrando le boccette. Poi, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha continuato dicendo: questo ad esempio è un vecchio Chanel, questo un Narciso Rodriguez, questo un altro Chanel, il Gardenia. Vabbè, ci stanno varie cose. Diciamo che c'è stato un periodo in cui mi ero fissata con tutti i Chanel, volevo prendermi tutti i profumi di Chanel. Infine ha concluso così: in realtà questi sono quelli che uso di più, 1 e 2. Quindi questi sono i miei profumi. Non ho un profumo, mi piace cambiare. Ma da dove è arrivata la polemica? Dai prezzi dei profumi in questione. Nella scatola ci sono oltre 10 boccette e i profumi di Chanel, nello specifico, costano circa 200 euro l'uno. Altri invece, fra cui Gardenia o De Parfum, arrivano a costare anche 405 euro.